Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è da... Allora, oggi ci occupiamo di medici perché in Italia risulta che ne manchino circa 8.000. 8.000 sono tantissimi, così tanti che ad esempio in Molise il ministro della difesa dovrà mandare dei medici militari per sopperire le varie esigenze degli ospedali. C'è da dire che gli italiani, i ragazzi italiani che si iscrivono a medicina sono sempre meno. Questo perché uno, secondo me, questo è il mio parere personale, studiare per 10 anni è un gran rompimento di coglioni. Oggi se fai il bibitaro puoi fare il ministro, quindi che cazzo ne frega. Due, perché i medici italiani hanno addirittura 300.000 cause all'anno fatte da pazienti per presunti errori medici. Di queste 300.000 cause il 95% si rivela infondato, quindi vuol dire che noi stronchiamo i coglioni a dei professionisti e nel 95% dei casi abbiamo torto. Ma voglio sapere da voi, perché in Italia mancano i medici? Apriamo le linee, dai. Fortunatamente io sto bene, cazzo me ne frega. Sì, ho capito che lei sta bene, ma guardi. Fanculo tu, Parenzo, Gottardo e tutta la manica che ci va dietro. Va bene, dai, testa di cazzo. Comunisti maledetti. Va bene, abbiamo capito che siamo frustrati del cazzo, ma come mai in Italia mancano i medici? Ma vai a cagare, Pinocchio. Lavati. Ma sai che io la fica. Merda, lavati. La fica che vedo io in un giorno, tu non la vedi in tutta la vita. Tu sei convinto che la fica sia quadrata. Cani, lavati. Sei convinto. Merda. Sei convinto che la fica sia quadrata. Tu hai visto solo la fica di Rubik. Dai, vaffanculo, va. Perché sono delle teste di cazzo. Chi sono le teste di cazzo? Dica. I dottori. I dottori sono delle teste di cazzo? Sì. È questo che lei pensa quando va a farsi visitare? Sì. Sì. Perché pensa che siano delle teste di cazzo? Non lo so. Cioè lei pensa una cosa che non sa. Allora forse dovrebbe farsi vedere da un neurologo. Ci ha pensato? No, no, neuropsichiatra. Da un neuropsichiatra, ma dovrebbe andarci, ripetutamente. Ci vado. Lei va da un neuropsichiatra. Come si trova? Certo. Molto bene. Va a pagamento o gliela passa la mutua? Non la passa la mutua. Ma io ci credo perché lei è un caso patologico. Cazzo ride. Cazzo ride? Lei dovrebbe stare in una stanza ricoperta di materassi, se ne rende conto, con una camicia lasciata dietro, molto elegante. Mi hanno dato la patente. Le hanno dato la patente, gliela dovrebbero ritirare. No, perché? Perché lei è pazzo. Non è libero di andare in giro a uccidere qualcuno. Lei vuole andare in giro a uccidere qualcuno? Certo. Chi vorrebbe fare fuori? Dica. Ma perché uno qualsiasi. Sì, vabbè, allora non sei un pazzo, sei un deficiente. Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, brutto stronzo. Un altro. Che vuoi, che succede? Sì, le sto chiedendo perché in Italia nessuno vuol più fare il medico. Ce l'ho internet, io ce l'ho, grazie lo stesso. C'ha internet lei? Che cazzo me ne frega a me, mica sono di fasto. Che cazzo vuole che me ne freghi che lei c'ha internet? Dimmi che vuoi. In Italia mancano 8.000 medici, perché? Non mi interessa a me. Ma si figuri che cazzo me ne frega a me, dico, ma la sua opinione in merito qual è? Non ti interessa, sto chiudendo, c'ho da fare, chiudi, ciao. Cosa deve fare, dica. No, ciao. E allora vada a fare il cazzo che deve fare, si levi dai coglioni, che cazzo si prenota a fare? Vada fanculo, dai, un altro. Mamma mia. Ramiro, il nome del cazzo, Ramiro, sentiamo, medicina. Perché non c'hanno voglia di studiare, non c'hanno voglia di fare un cazzo. Non c'hanno voglia di studiare, non c'hanno voglia di fare un cazzo, chi? In generale, ormai è più facile accontentarsi del reddito di cittadinanza. Sì, dico, però il reddito di cittadinanza ci sta da 3 mesi, prima non c'era. E prima chi si arrangiava uno come si poteva? Prima si arrangiava uno come si poteva, come lei con l'italiano più o meno. Ah, è praticamente sì, che cazzo ne so. Ci sono addirittura 300.000 cause contro i medici. Ma perché la maggior parte di loro... la laurea se l'è comprata, allora quando vanno a operare fanno più danni che altro, è normale che alla fine vengono denunciati. Si vede anche nel lavoro di tutti i giorni, nelle fabbriche per esempio. Sì. Assumono e prendono posti importanti, fanno carriera solo quelli che conoscono. È il solito magna magna l'italiana. Come sempre. Sì, ma lei quando va dal dottore, preoccupato o si fida? Se uno si trova in una cattiva situazione, che cosa deve fare? Che cosa deve fare? Ti fidi o te lo pindi il culo. Esattamente, la ringrazio per la lucidità, un abbraccio. Salve. La falissiana, la situazione è proprio perfetta. Chiudiamo con il lupo, medici, perché in Italia ce ne sono così pochi, medici? Oggi è difficile fare il medico perché tu giustamente, come dici tu, i pazienti rompono i coglioni che alla minima cosa fanno causa, come a scuola i professori. Ecco, sì. Quindi il medico, che prima era visto come una persona molto importante, gli portavano i provolone, le schema, ma non gli portano un cazzo di niente. Ma perché? Perché i giovani non vogliono studiare medicina, lupo? Perché? Perché purtroppo nell'immaginario comune, lo stereotipo dei giovani, soprattutto i maschietti, che sì, sono più forti rispetto alle femmine, sì, pensano che è il dottore che vede la paziente buona, tipo i film di Pierino, vede la paziente, sì, buona, che gli tocca il culo e la testa, e invece poi si vedono certi vecchi rincoglioniti che si vanno a sedere dalla mattina alla sera dentro agli studi medici e gli passa la voglia. E quindi scusa, allora, scusa, dicono... scusa, quindi sì, i ragazzi non studiano più medicina perché in realtà non si scopa?
c'è la scuola abituata a vedere il film. Pensano che devo via la patente buona, gli metto le mani da sotto al recipetto, gli tocca qualcosa. Invece no, in realtà la femmina buona non me lo dà il medico, fanno solo i vecchi. Tu se vai negli studi medici, tutti i vecchi dalla mattina alle 5 vanno a prendere il posto per far prescrivere le medicine, che poi non gli servono pure a un cazzo, tanto devi morire, che cazzo. Vabbè, ho capito, nessuno vuole morire però, Lupo, cioè scusa, capisco il tuo cinismo, però nessuno vuole crepare prima del tempo però. Senti, Lupo, invece, qual è la categoria di lavoratori che scopa di più secondo te? Chi è che scopa per me? La categoria secondo me sono i capitreno, quel che lavora sopra i treni. Il capitreno? Sì, quello va dentro al treno, guarda le femmine, poi sei con la divisa, tutto. Ma è una divisa di merda però, scusa, dai Lupo, che divisa è? Dai, col cappellino blu, sembra un Lego, dai. Va bene, fa un po' ridicolo, c'è un po' bello. Sai, c'è sempre un fashion biglietti, quello che tu dici così alle femmine che sono quelli di Zoccolo, non compri il biglietto, sì? Fanno lo sguardo, capito? Ammaliante, sì. Il capote di 7 vuoi viaggiare gratis, ti faccio l'abbonamento per 5 anni, fammi toccare la patata e stiamo a posto. Tra una stazione e l'altra, tra una fermata e l'altra, piantano tu. Fanno loro il suono del vapore. Ciuf, intanto. Tira la corda che suona il ciuf. Quasi ricoglio uno e suona l'altro. A proposito di tira, dai, concludiamo. Sempre tiriamo tutti insieme. Tiro un figo, tiro un spago, tiro un cazzo, cade freddo. Ciao, ci vediamo sul treno. Ciao, Lupo, ciao. Lo amo.